Ciao ragazzi e benvenuti al Parchetto del Tagliagole. Oggi ragazzi si gode forte con l'ultima creazione di Simone Tonolli, Walden coltello nato per il bosco, che andiamo a vedere insieme. Eccoci qui ragazzi nel laboratorio di Simone Tonolli. Ovviamente dovevo coinvolgere Simone, fargli fare questo pezzettino di video per spiegare cosa c'è dietro l'idea di questo nuovo coltello. Ragazzi, è praticamente un anno che ne parliamo, quindi un anno di modifiche, rimodifiche, per arrivare a oggi ragazzi. Oggi, segnatevi questa data, è nato il nuovo coltello di Simone, che poi io andrò a provare, però appunto voglio che ve lo racconti un po' a Simone. Vai Simone! Allora, tutto nasce dal voler fare un coltello un po' più specifico del Rook. Il Rook è il coltello che per chiunque voglia un coltellino da portarsi nell'escursione, che cosa io consiglio spassionatamente. Anch'io ragazzi, non so se l'avete capito, però è tra i miei coltelli preferiti in assoluto. Questo invece è un po' più specifico. Nasce con la voglia di dare un coltello da una ventina di centimetri totali, lo spessore generoso, 5 mm4, e un po' di chiccherie che dalle varie richieste dei clienti ho sempre avuto, quindi spigolo vivo per accendere l'acciarino o raschiare il legno, il jimping superiore e la possibilità di manicarlo in paracord, perché l'interno è tutto vuoto come il ram o il neck, in modo che possiamo anche rubare altri 40-50 super grammi leggero, insomma. Di peso, perché le guancette siamo sui 40-50 grammi. Il coltello nel complesso con le guancette siamo sui 190-200 grammi, senza sono 150 grammi. Quindi coltello leggero. Coltello molto leggero nonostante sia generoso. Dal Rook ho preso un po' la forma generale, mentre dal Bronco ho preso le geometrie della lama, che ho trovato speciali proprio per spaccare la legna e prepararsi il fuoco. Certo. Quindi questo con un coltellino piccolino e un seghetto pieghevole potete andare tranquillamente in bivacco o dove vi serve, tagliate il vostro pezzettino, lo spezzate, fate tutti i vostri listellini, certo. Fate i feathersticks e vi accendete le cose. Coltello con un seghetto sei a posto praticamente. È un tutto fare piccolo. Certo, piccolo, certo. Ovviamente non puoi costruirci una palafitta. Alla fine, parliamoci chiaro, nel più dei bivacchi è quello che ti serve. Esatto. Col seghetto sei a posto. Ragazzi, coltello che io non vedo l'ora di andare a provare, perché è spettacolare, come ho detto a Simone, questa parte della punta, ragazzi, è, dopo ve la faccio vedere da vicino, è qualcosa di stupendo, veramente. Mi piace un casino. Non vedo l'ora veramente di andare a bastonarci sopra, spessore generoso, in mano è una figata. Ragazzi, andiamo a provarlo nel bosco a modo nostro. Via!
Ragazzi, batoning eccellente, veramente eccellente, col suo spessore comunque non poteva che essere così. Ragazzi, va dentro con una facilità incredibile, apre e spacca, tantissima roba ragazzi, batoning eccellente, veramente eccellente. Ma ragazzi, lo vedete anche voi, non poteva essere veramente diversamente. Ragazzi, situazione alluvionata veramente. Il rumore che sentite è il piccolo torrente qua sotto, che in realtà è in piena adesso, ragazzi. Mai visto in piena una volta in 2 anni che vengo in sto posto. Mai visto in piena, adesso è in piena. Alluvione ha fatto anche dei danni qua in zona. Ho amici con la casa praticamente con dentro mezzo metro di fango. Ragazzi, noi andiamo avanti a fare la nostra prova. Proviamo sto coltello che nel batoning per ora mi ha fatto godere. Ragazzi, con senza guanti il coltello si guida da paura, è comodissimo in mano, non ha nessuno spigolo che può darvi fastidio. All'inglese, ragazzi, io godo, all'inglese godo, perché mi è stracomodo in mano, ragazzi, ma stracomodo, appoggia bene, lavora bene, ragazzi, lavora da Dio. E andiamo alla grande, ragazzi, andiamo veramente alla grande con sto coltello all'inglese, non avendo nessun tipo di codolo con le punte, ragazzi, perché ultimamente mi fanno tutti i codoli col ricciolino, che poi all'inglese, che è una delle prese che uso di più, mi spacca le mani. Ragazzi, qui andiamo alla grande, ragazzi, in secondino. Duro, eh? Duro, ragazzi. Secondino, fate il palettino, fate il palettino, ragazzi, in un secondo. Questo coltello di Simone, ragazzi, considerate che oggi è tutto bagnatissimo, mano sta uno spettacolo. Come vedete, non ci ho messo l'accetto. Non ho messo l'accetto perché non serve, ragazzi. In mano mi piace proprio, proprio bel bel coltello in mano, tiene veramente bene. Davvero tantissima roba. Vi ricordo che il coltello, ragazzi, l'attacco sul Kydex ce l'ha sulla guardia, ok? Non ce l'ha sulla manicatura, quindi potete levare le guancette e manicarlo in paracord, cosa che sicuramente io proverò a fare perché sono curiosissimo. Ma così, ragazzi, è uno spettacolo, è uno spettacolo, ragazzi, davvero comodissimo all'inglese, ragazzi, mi fa veramente godere, è uno spettacolo da guidare, ragazzi. Bello bello, taglia bene, ma soprattutto comodo. Avete un coltello bello comodo in mano, ragazzi, tanta tanta roba. We'll be right back.
Ragazzi, solito picchettino in taglio, riduzione, funziona di brutto ragazzi, funziona veramente di brutto, in mano è di una comodità, poi ovviamente è sempre soggettivo, però mamma mia ragazzi, in mano è stracomodo, veramente stracomodo. Ragazzi, ricciolini da paura, considerate che è anche una situazione alluvionata, da paura, il coltello è comodissimo ragazzi, in mano è di una comodità imbarazzante, il coltello viaggia e lavora praticamente da solo ragazzi, fate dei ricciolini che sono la fine del mondo ragazzi, ma soprattutto quello che devo farvi passare, e non è così facile perché voi il coltello non ce l'avete in mano, è quanto maledettamente è comodo sto coltello ragazzi, è comodissimo in mano, è qualcosa veramente di spettacolare, sarebbe ovviamente da andare tutti da Simone a provarlo, perché ragazzi in mano è qualcosa di unico, è veramente un coltello disegnato sulla mano ragazzi, di una comodità infinita. Ragazzi, proviamo a far partire il fuoco, anche se la situazione oggi non è per nulla a nostro favore. Già siamo dei somari ad accendere il fuoco. Con la situazione di oggi, tutto alluvionato, la vedo dura. Però proviamo, dai. E invece eccolo qua che ha preso ragazzi, ha preso, non ci credo neanche io ragazzi, ha preso nel diluvio, grande il coltello di Simone ragazzi, non delude, abbiamo acceso il fuoco in questa situazione alluvionata, penso che lo potremmo accendere veramente dovunque ragazzi, davvero tanta roba ragazzi, provate sto coltello perché in mano è di una comodità incredibile, è qualcosa veramente da provare in mano per capire quanto è comodo. Simone, hai fatto un lavoro spettacolare.
Ragazzi, forellone in fondo al manico, fatto ovviamente per levare peso, per alleggerire il coltello, ma anche con un occhio di riguardo alla possibile customizzazione. Visto che il fodero si blocca, l'incastro del Kydex è sulla guardia e non sulle guancette, potete levare le guancette, mettere il paraco, fare gli avvolgimenti intorno all'anellone e bloccarlo, ragazzi. Quindi un coltello che si adatta alle vostre esigenze. Volete un coltello super leggero, super sottile, gli mettete il paracord, ragazzi, e andate a nozze. Per quello che mi riguarda, ragazzi, il forellone in fondo al manico io lo uso in questo modo. Mi è anche stato detto: fai vedere sta cosa, è pericolosa. Sinceramente, ragazzi, io di pericoloso non ci trovo nulla, però come al solito io vi faccio vedere quello che faccio io, non dovete per forza farlo. Per me è comodo così, anche per bere una tazza di caffè. Mi bevo il caffè, ragazzi, il coltello resta lì, non vedo come possa arrecarmi danno, e subito è disponibile in mano. Ma anche più semplicemente faccio una legatura, ragazzi, lego, riporto il coltello in mano e sono pronto a lavorare di nuovo. Per me, ragazzi, è comodissimo. Ripeto, se lo tengo così il foro è stracomodo, se gli metto il paracord ha un'altra funzione. Ragazzi, usate i coltelli, imparate ad usarli. Se poi diventa anche per voi un'abitudine portare il coltello al mignolino, ragazzi, io pericoli per me, per la mia persona, non ne vedo, ragazzi. Voi fate un po' come volete. Per me, ragazzi, il coltello è veramente una bomba, anche per questo fatto che può essere customizzato e pensato come, ragazzi, uno lo gradisce. Ragazzi, come al solito, la mia gambina. Beh, ragazzi, ceretta nel bosco, ceretta nel bosco, ragazzi, ceretta nel bosco, guardate che roba. Eccoci qui, ragazzi, appena tornati dal bosco con il nostro Walden. Ragazzi, situazione mega alluvionata, una situazione veramente pessima. Per fortuna avevamo il nostro Walden. Ragazzi, faceva i peli nel bosco, secondo voi com'è andato? Cioè, non diciamo stupidaggini, peli nel bosco, ragazzi, la carta se la magna. Se la magna, ragazzi, se la magna. Complimenti Simone, progetto spettacolare, in mano è una bomba, ragazzi. Provate sto coltello, è veramente veramente un coltello da provare in mano per sentire quanto maledettamente è comodo e quanto taglia. Eccolo qui, ragazzi, eccolo qui, finalmente, finalmente. Pensate che con Simone parlavamo di questo coltello a Natale dell'anno scorso. Natale dell'anno scorso. Dopo un anno di gestazione, eccolo qui, ragazzi, vi presento Walden. Ragazzi, coltello nato per il bosco. Coltello che è nato con il nome di Ruccone. Quando ne parlavo con Simone parlavamo del Ruccone. Infatti è un coltello che deriva dal Ruccone, ovviamente andando a cambiare spessori, geometrie, come va spiegato bene Simone inizio video. E ragazzi, rendere un coltello che praticamente con questo coltello e un seghetto portatile nel bosco ci fate tranquillamente tutto, ragazzi, tutto a tutto tondo nel bosco con un seghetto e questo coltello. Davvero tantissima roba, ragazzi. Coltello, come prima cosa che vi dico, poi parliamo di come spacca, di come taglia, di come entra. La prima cosa in assoluto è la comodità, ragazzi. Un coltello in mano, nella mia mano, poi parliamo sempre a livello soggettivo, però ragazzi, in mano all'inglese, ragazzi, senza ste punte di codolo, col suo bel codolo, fine del codolo rotonda, all'inglese è una goduria, ragazzi, è una goduria. Anche su legno duro fate forza, non vi fa male alla mano, taglia bene, ragazzi, si può fare veramente tanta forza in mano, ragazzi. Comunque lo prendete, va che è un piacere, avete sempre la mano comoda con e senza guanti. Considerate che il coltello lo abbiamo provato in una situazione alluvionata, qua ha fatto alluvione, ragazzi, alluvione seria in sti giorni, il bosco era una palude, il torrente che c'è nel bosco, ragazzi, che praticamente io ho visto sempre secco da 2 anni, aveva esondato gli argini, era una roba mostruosa, faceva paura, ed è quello che sentite come sottofondo in tutte le prove di taglio, ragazzi.
Situazione alluvionata, coltello sempre bagnato, mani bagnate con e senza guanti. Walden sta in mano che fa paura, ragazzi, sta in mano che fa paura. Mamma mia che bello, tra l'altro ragazzi la punta. Mamma mia, questa geometria sulla punta per renderla resistente. Ragazzi, è bellissima, l'ho detto a Simone, con sta punta tu mi fai innamorare. Mi fai veramente innamorare, è stupenda. Stupenda ragazzi, veramente stupenda, la geometria della punta mi piace un casino, veramente un casino. Comunque ripeto, prima qualità del coltello in assoluto, la comodità. In mano è un coltello comodo. Il Jimping, che vedendolo avrei detto pelo più avanti, in realtà nel lavoro vi trovate perfetti qua. Perfetti qua. E perché vi trovate perfetti qua? Perché Simone usa i coltelli, Simone va nei boschi, Simone li prova i coltelli. Quindi non vi mette il Jimping a caso, l'ha provato il coltello e ha visto dove bisognava mettere il Jimping. Ragazzi, il Jimping qua è perfetto, ci ho fatto tutti i ricciolini con una comodità incredibile. Per chi fa tanti ricciolini, ragazzi, ovviamente lo sa, quindi lo dico e mi può dar ragione, quando ne fate un po', ragazzi, e un po', alla fine vi fa male la mano. Qui, ragazzi, una comodità da non dire, una comodità incredibile. Davvero tantissima roba. Ragazzi, vi do due misure del coltello, poi ne parliamo. Coltello nella sua interezza misura 20.5 con questa lama di 10 cm, ragazzi, 10 cm, finitura come vedete con le righine CNC classica di Simone, su uno spessore della costruzione Foltang di 5.4 mm in Niolox. Adesso ragazzi, 5.4 di Niolox, ok, che la bisellatura alta, così al tagliente arriviamo che tagliamo da Dio. Però ragazzi, quando li spaccate, 5.4 di Niolox su questa lunghezza di lama, non li spaccate più, ragazzi, e col fatto di avere la bisellatura alta, possiamo quasi definirlo un full flat, dai. Ragazzi, taglia in una maniera incredibile nei compiti da taglio e spacca come un maledetto, entra nel legno, fa esplodere il legno, ragazzi. Veramente pezzo da 90, ho già fatto i complimenti a Simone, ci siamo sentiti dopo che l'ho provato, è veramente un pezzo da paura. Eccolo qua, il loghino di Simone, tra l'altro guancettine in micarta, ragazzi, spettacolari, non ha scivolato una volta con e senza guanti, ripeto, coltello inzuppato, è andato da Dio, sono bellissime, bellissime. La particolarità di questo coltello è che potete customizzarlo, perché ragazzi? Perché una parte fondamentale del coltello, che non ci pensate mai, è il foderino. Se il fodero del coltello fa schifo, il coltello poi non ve lo portate, quindi il fodero è una parte fondamentale del coltello. Guardate che foderino abbiamo qua, ragazzi. Vabbè, a parte, non ve lo faccio vedere nemmeno la ritenzione del coltello, dai, lo sapete, l'ha fatto Simone. Ragazzi, guardate lo spessore del fodero. Pensate di smanicare il coltello e metterci il paracord. Avete un coltello che si incastra, come vi ho detto nelle prove di taglio, sulla guardia e non sulla manicatura. Smanicato e con il paracord avete un coltello super, super, super sottile, ragazzi, con anche il suo foderino super sottile, potete customizzarlo, avere un coltello super sottile e super leggero. Con il paracord siamo più o meno a 150 grammi, ragazzi, di coltello. Avete un coltello che spacca di brutto, ragazzi, super resistente per tutti i compiti nel bosco. Ragazzi, super sottile, le guanciate sono bellissime, quindi io sto ancora decidendo come tenerlo, ragazzi, perché con le guancette mi sono trovato veramente da Dio. Invito per levare il coltello, eccolo lì che lo vedete, passaggino classico di Simone. Ragazzi, io mi sono trovato da Dio col coltello in mano con le guancette, però voglio manicarlo, ragazzi, voglio togliere, manicarlo col paracord e provarlo anche così. Perché? Perché sono curioso, ragazzi, il parchetto sta in piedi perché io sono curioso. Ne parlavo l'altro giorno con un amico che mi diceva, io quando li compro li metto nel cassetto, non li provo perché costano tanto, li lascio lì e poi magari li rivendo. No, il mio godimento, ragazzi, no, non è questo, il mio godimento è provarli, provare, capire come vanno. Adesso infatti voglio smontargli le guancette, gli metto il paracord e voglio andare a provarlo col paracord per vedere come va, ragazzi. Però so già come va, questo è un coltello, ragazzi, pauroso. Con le guancette siamo più o meno a 200 grammi, senza guancette siamo a 150, ragazzi, 100, 155. È bellissimo,
Ragazzi, è bellissimo, ripeto, la punta è una parte, è una particolarità di questo coltello. Simone mi ha detto che facendola in questo modo ha uno scarico delle forze e acquisisce una robustezza veramente elevata. Tantissima roba, ragazzi, che bella. Mamma mia, fate l'amore con questa punta, ragazzi, fate l'amore con questa punta. Un coltello nato da Rook, ragazzi, nato da Rook, come vi ho detto, lo chiamavamo il Ruccone. Chiamavamo questo coltello il Ruccone a dicembre, quando ne parlavamo, ok, io e Simone, parlavamo del Ruccone, perché arriva dal Rook, poi prende la geometria della lama che c'era sul Bronco e aggiunge dei particolari tipo lo spigolo vivo, ragazzi, che chiedevano a Simone i clienti per accendere il Firesteel. Ragazzi, bengala da paura, bengala da paura. Abbiamo acceso il fuoco in una situazione in cui non avrei mai pensato di accenderlo. Veramente tantissima roba. Le guancette sono un millimetrino, adesso non so se un millimetro, forse meno, mezzo millimetro, qualche decimo, dai, non l'ho misurato, più basse rispetto alla manica, alla costruzione full tang, in modo tale che se ci andate a batonare, ragazzi, non le rovinate. Il jimping è bello, prende bene, ma non vi rompe il pollice. Ragazzi, è un coltello, secondo me, spettacolare. Un coltello che con un seghetto nel bosco ci fate tutto, tutto, tutto. Volete andare a fare un pernotto nel bosco? Ragazzi, sto coltello è un seghetto e ci fate tutto. Non avete bisogno di nient'altro. Cioè, è inutile adesso parlare coltelloni giganti, cose. Questo è un coltello che spacca bene. Col seghetto tagliate, con questo spaccate, fate i vostri listelli, le vostre cose. Ragazzi, un coltello per il bosco. Come dice Simone all'inizio video, ovviamente non è un coltello per costruirvi una palafitta. Ok, è un'altra cosa. È un coltello che però, se fate un pernotto tranquillo nel bosco, ragazzi, con questo ci fate veramente tutto e non avete ingombro, ragazzi. Cioè, parliamoci chiaro. Ragazzi, super sottile, tantissima roba, ragazzi. Un coltello che, secondo me, ragazzi, dovete assolutamente, assolutamente provare. Praticamente, ragazzi, tirando e ritirando con Simone, tanto qua sta ricominciando a piovere adesso, speriamo di fare in tempo a finire. Ragazzi, alla fine siamo riusciti ad arrivare alla conclusione che è al patto. Il coltello Simone lo vende a 255 euro, ragazzi, Neolux da 5.4. Guancette in micarta, fodero super slim, coltello customizzabile, 255 euro per i primi 10, ragazzi, primi 10 che si prenotano per prendere questo coltello, Simone regala un compound diamantato. Attenzione, sì, quelli di cui parlavamo sempre, un compound diamantato, ve lo regala Simone ai primi 10 che prendono questo coltello a 255 euro, ovviamente spedizione gratuita, ai primi 10, coltello e compound diamantato. Il video del compound diamantato lo vedete alla fine di questa settimana, ragazzi, approfittatene subito. Ragazzi, qua sta cominciando a piovere, me l'ha fatta buona perché, ripeto, alluvione in sti giorni, quindi sto prendendo proprio le finestre di tempo in cui non piove per farvi vedere queste meraviglie. C'è un po' di goccioline, ma ce le facciamo andare bene. Ragazzi, Walden, un coltello veramente robusto, un coltello robusto e leggero, quindi spettacolo da portarsi, un coltello che con un seghetto ci fate tutto, un coltello che ha una punta, ragazzi, che, mamma mia, è spettacolare, un coltello che nel bosco è a casa sua, ragazzi, un coltello che dovete assolutamente, assolutamente provare. Andiamo alle conclusioni finali. Eccoci di ritorno, ragazzi, non potevo non provare il Paracord, quindi ho tolto le guancette e gli ho messo l'avvolgimento in Paracord. Voi potete utilizzare l'avvolgimento che preferite, io ho usato questa trama, ragazzi, coltello sottilissimo, ragazzi, sottilissimo. Non ha spessore, avete un coltello robusto, un piccolo carro armato da bosco. Ragazzi, uno spessore veramente finissimo. In cintura non lo sentite nemmeno. 150 grammi di peso così manicato, ragazzi. Praticamente per la potenza del coltello è nullo. Ci potete batonare tranquillamente grazie allo spessore, quindi non è che avete il coltellino, non avete il neck. Questo è un bel coltello, ragazzi, per fare lavoro, per macinare lavoro, che nel suo foderino con il Paracord, ragazzi, non ha praticamente ingombro, è sottilissimo. Questa cosa è spettacolare e la cosa che mi piace di più è che in mano, ragazzi, è comodo anche con il Paracord. Spettacolo, spettacolo, spettacolo. Ragazzi, se lo volete paracordare, secondo me
Questo è un avvolgimento valido. Fa un po' fatica ad andarmi a fuoco, ma va sicuro che l'avvolgimento è stravalido. Ovviamente io gli ho fatto il cordino lungo, così ci metto il mignolino di sicurezza. Però ragazzi, metteteci un po' quello che volete, provatelo con senza paracord. Questo è un coltello da usare, ragazzi, un coltello che si adatta alle vostre esigenze e non siete voi ad adattarvi a quelle del coltello. Ragazzi, andiamo alle conclusioni finali. Walden di Simone Tonolli, ragazzi, coltello che a me è strapiaciuto, in mano è comodissimo, all'inglese che io uso tantissimo, ragazzi, è qualcosa talmente comodo da non dire, è spettacolare. Tagliente, come avete visto, fa ancora i peli, col suo spessore spaccate la legna, i ricciolini li fa, sul cibo lavora. Ragazzi, è un coltello assolutamente, assolutamente da provare. Se abitate vicino a Simone, invadetegli l'officina e provate questo coltello in mano, perché una volta che l'avete preso in mano, ragazzi, non lo mollate più. In più il coltello è customizzabile, potete levare le guancette e mettere il paracord, tanto nel fodero slim si incastra comunque. Ragazzi, tantissima roba, grande Simone, un progetto che è stato partorito in un anno, ma un progetto spettacolare. Ragazzi, da Simone Tonolli e il suo Walden, dal parchetto del Tagliagole è tutto, buona giornata e ciao!